Roma, Olimpia Reggio Calabria, Rio Matic Viola, tante altre, Amatori Messina chiaramente, Re del Vis Reggio Calabria, giusto per fare qualche esempio. E in Vasto, arrivo, vabbè, Vasto, Venafro, Venafro, Barcellona di A2, Alesse, Barcellona di A2, l'elenco ormai è Lazio. infinito, è infinito. San Filippo, Dice Romeo. Che vuol dire la tua maglietta? Ecco, La spiegaci. maglietta è dialetto goriziano, Plancut Plancut, Phantom è il soprannome di Gianni, Plancut Plancut vuol dire piano piano, che il motto che ci siamo dati io e il padre di Gianni 2 giorni dopo che è successo, ce lo davano veramente in una situazione disperata, gli ho detto dobbiamo fare piano piano, e lui mi diceva Plancut Plancut, e allora siamo rimasti con questo motto, e oggi è giusto che me lo porti e poi glielo faccio vedere. Perché loro veramente hanno passato dei giorni, i genitori Gianni, incredibili, perché era lì è stata pesante per loro, giustamente, dico. Adesso si sta riprendendo, adesso abbiamo tutta questa solidarietà da tutte queste squadre, aspettiamo San Severo, aspettiamo l'Olimpia Milano, arriveranno in questi giorni, poi questa settimana salteranno un po' di partite causa neve, già sono state rinviate, quindi. Però già ci sono 200 foto senza aver giocato, praticamente, avendo giocato veramente pochissime partite le squadre. Quindi ora parlavo con Denis Saccari, Vera Marsala, San Filippo le faceva di nuovo oggi, quindi si stanno muovendo, è uscito l'articolo sulla Gazzetta dello Sport. È bello, dai, noi ci siamo impegnati un po' perché lui lo merita. D'altronde lo merita soltanto per il fatto che ha lottato come un leone, quindi era quasi spacciato, invece adesso si alza. Ogni tanto dirà quello che deve tirare, giustamente perché ha visto capisce in che situazione è adesso, quindi è anche un po' nervoso. Dai, quando si riprende ci facciamo un bicchiere, ti devo dire. Tu che ne metti? Io per solidarietà a Gianni ho messo questa maglietta, lui mi prende sempre in giro per la cresta, quindi appena torna mi farò una cresta in suo onore. Io ho tagliato la barba, dalla mia ho detto se si salva mi taglio la barba, non la tagliavo da 10 anni. Ragazzi, Hai fatto questo così. appena Gianni Vecchia tornerà a casa, che ecco l'arrivo rasato a zero, ve lo prometto.